perché il sindaco di San Procopio, dottor Edoardo Lamberti Castronuovo, consegnerà, credo che il dottor Castronuovo lo sa, consegnerà una targa a nome del Consiglio Comunale. Quindi se possiamo fare questa... Prego, dottore. Intanto buonasera a tutti. Se l'alta burocrazia deve dirle grazie per quello che ha scritto, il paese di San Procopio, bisogna dire la Calabria tutta è grata. È grata per l'immagine che lei è riuscito a far cogliere a tutti coloro i quali leggeranno questo libro. E mi auguro che siano veramente in tanti. Non è cambiato molto da quando lei è andato via dalla Calabria, anche se ci torna ogni estate, in quella casa dove ha vissuto con i suoi fratelli, con la sua famiglia, con i suoi nonni, ai quali dava del poi, oggi non si usa più. Non è cambiato molto perché, vede, una volta si partiva dalla Calabria, non è stato il suo caso, ma si partiva dalla Calabria con le valigie di cartone attaccate con lo spago. Oggi si continua a partire dalla Calabria col Samsonite e con il tablet sotto la scella. Tuttavia la Calabria sta cambiando. Forse grazie anche a questi scritti che danno coraggio ai giovani di rimanere invece che di andare via. E noi siamo veramente felici. Il paese di San Procopio la ricorda sempre con troppo piacere, anche perché la vede ogni anno. E sappiate che il professore Borgia quest'anno ha contribuito a ricostruire quel paese che purtroppo non ha più neanche la scuola dove il professore Borgia ha frequentato i suoi studi, la scuola, l'asilo e la scuola elementare, perché poi dovete scendere in quel di Palmi. Bene, quella scuola non esiste più, quella scuola non c'è più, esiste l'edificio, e anche grazie al professore Borgia noi l'abbiamo modificato, l'abbiamo fatto diventare una biblioteca, un centro di aggregazione, l'abbiamo fatto diventare un poliambulatorio gratuito per gli anziani, l'abbiamo fatto diventare un luogo di scuola musicale, perché i giovani, i bambini del paese e anche dei paesi vicini possono venire a studiare musica. Insomma, l'abbiamo in qualche modo fatto rivivere e grazie. Quindi non è vero che si è allontanato, perché comunque la sua influenza positiva buon San Procopiese rimane, ed è per questo che io, a nome non solo del Consiglio Comunale ma di tutta la cittadinanza, voglio offrirle questa targa, perché, e concludo, perché vedete, noi abbiamo un problema, quello appunto dell'immigrazione, ma credo noi che con questa immigrazione di grandi burocrati, grandi medici, grandi avvocati, grandi braccia che hanno fatto molto, come dire, opulento anche il nord-est d'Italia, il nord-ovest, l'Australia, l'America, un po' dappertutto, la Francia, il Belgio. Beh, noi paghiamo per questo, noi paghiamo per i fatti negativi che qua sono stati appena accennati, ma per quei fatti paghiamo un contributo al mondo intero proprio regalando gli uomini come forza. E quindi, l'amministrazione comunale orgogliosamente dei passiamo a...